Benvenuti ai consueti appuntamenti con l'informazione e telebomero. Preoccupazione e rabbia ad Agnano, dove nei giorni scorsi sono riprese le trivellazioni prontamente ribloccate dalla sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia. Parliamo di un'area assolutamente a rischio, quella dei Campi Flegrei, dove c'è la Solfatara, un vulcano tra i più pericolosi al mondo. Siamo in collegamento con il vulcanologo Giuseppe Mastro Lorenzo. Salve, grazie per essere qui con noi. Salve. Buongiorno Allora, la situazione dei Campi Flegrei è una situazione, diciamo, molto particolare, un'area considerata ad alto rischio. Le trivellazioni in via Scarfoglio hanno creato non pochi problemi, soprattutto ai residenti che hanno avuto paura, ma il sindaco Figliolia è intervenuto e ha stoppato queste trivellazioni. Io vorrei chiedere a lei, queste trivellazioni che sono state decise di concerto con una serie di enti, con vari protocolli, erano proprio necessari. Quale sarebbe stato poi l'obiettivo finale di queste trivellazioni laddove fossero andate avanti? diciamo, erano assolutamente da evitare e io dico questo da circa 10 anni, sempre a titolo personale, però ho sempre documentato queste mie, diciamo, considerazioni all'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia, il mio istituto, al Protezione Civile Nazionale, Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, al Ministero dell'Ambiente e infatti, diciamo, nel corso degli anni, dal 2012 in poi, si sono succeduti vari progetti. Uno era il deep drilling che doveva perforare a Bagnole, che io contrastai, poi questo progetto fu bloccato. Un altro erano due centrali geotermiche che dovevano nascere, una proprio nell'area in cui adesso è stato creato questo, diciamo, questa fumarola artificiale a causa della trivellazione, l'altro a Serrala Fontana. Grazie anche alle mie osservazioni furono bocciati entrambi questi progetti e adesso a sorpresa, diciamo, ho assistito a questo sconvolgimento dell'aria con la creazione del jet di gas più alto dei Campi Flegrei a seguito di una trivellazione di profondità modesta. Quindi questo dimostra quello che dico da sempre, purtroppo non avrei voluto vedere questa cosa, è la dimostrazione appunto di quello che dicevo da sempre, che anche una piccola trivellazione può causare un disastro. E tra l'altro, mi corregga se sbaglio, una volta effettuata la trivellazione non è più possibile tornare indietro a ripristinare lo stato dei luoghi, di conseguenza diventano dei danni irreversibili. Assolutamente, quello che dico da 10 anni, da quando mi batto contro queste attività, e adesso fortunatamente vedo che anche il mio istituto sta assumendo le mie stesse posizioni in base alle ultime dichiarazioni che ho visto da parte del direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Sono processi imprevedibili, dall'effetto imprevedibile, intrinsecamente irreversibili. Perché una volta che alteriamo questi sistemi non possiamo ritornare alle condizioni iniziali perché gli equilibri di questi sistemi, stiamo parlando diciamo della solfatara, no? Di questo vulcano che si è formato circa 4.000 anni fa, gli equilibri di questi sistemi, cioè l'equilibrio fra i fluidi in profondità, le rocce che contengono e che trattengono questi fluidi, si sono realizzati in migliaia di anni, no? Con una perforazione andiamo a bypassare un sistema di pressione, temperatura, eccetera, e portiamo in superficie quello che dovrebbe stare in profondità. Quindi ho subito segnalato al mio istituto, che è organo di protezione civile, la estrema pericolosità di questa trivellazione, sia per la dispersione dei gas al suolo e nell'aria, oltre che anche di particelle solide e condensati, sia per il rischio di evoluzioni meccaniche del suolo, esplosioni del suolo, sprofondamenti del suolo, e quindi anche le criticità legate alla chiusura di questo pozzo, Infatti, perché siamo in un'area estremamente superficiale. quello che le volevo chiedere, adesso continuano a fuoriuscire gas. Se uno volesse chiudere, insomma, queste bocche dalle quali fuoriesce il gas, potrebbe essere pericoloso perché ci sarebbe una compressione che poi non sappiamo cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Perfetto, vedo che lei ha un buon rapporto con la geofisica e in realtà è proprio così. E tra l'altro quello che mi ha sorpreso molto è che ormai è un mese che c'è questa cosa e si accetta l'idea che ci sia un jet di gas alto oltre 50 metri e che la gente continui le sue attività. Per
per un'emissione molto minore, centinaia di volte minore, che si è manifestata proprio l'8 giugno, quasi contemporaneamente a Ciampino, immediatamente è stata evacuata tutta la popolazione che risiedeva nell'area, sono intervenuti i vigili del fuoco, le autorità di protezione civile e quindi si è fatto quello che invece non è stato fatto incomprensibilmente in quest'area, un'azione di prevenzione di protezione civile contro rischi chimici dalle emissioni e meccanici, appunto rischi di esplosione e altro. Le chiusure dei pozzi, abbiamo visto che a livello mondiale, io l'ho documentato in molti casi, ci sono stati incidenti dovuti sia ai pozzi, instabilità dei pozzi, sia anche in Italia ci sono stati, e sia legati alla chiusura, perché siamo in un'area fumarolica, perché vicino c'è Pisciarelli, dietro infatti, c'è la solfatare, sull'apparato che, insomma, è una delle bocche più attive, insomma, di tutti i campi fregrei. Le bocche più attive, e il suolo estremamente fragile in quell'area, perché ci sono fratture che non conosciamo neanche fino a che profondità arrivano, ci sono sistemi acquiferi, cioè rocce permeabili, sature di acqua ad alta temperatura a diverse profondità. Quindi non è assolutamente possibile ancorare una chiusura, nel senso che il rischio quando si chiude con la chiusura mineraria un pozzo, quindi versandoci del cemento con delle azioni di questo tipo, c'è il rischio che ormai, essendosi aperte delle vie di circolazione dei fluidi, questi si possano, possano crearsi delle altre vie verso la superficie, quindi sistemi di fratturazione, che si possa aprire un grande campo geotermico e fumarolico nell'area. E questo è successo. Quindi chi dovesse proporre questa soluzione dovrebbe assumersene anche le responsabilità giuridiche, penali e civili, perché anche se sul momento si riuscisse a chiudere, il rischio, queste ovviamente sono le mie considerazioni personali che comunque ho documentato ai vertici istituzionali, il rischio è che nel corso del tempo intanto i fluidi continuerebbero ad agire in profondità con effetti imprevedibili. Insomma, volendo sintetizzare in maniera semplice, non stuzzicare il can che dorme, insomma, io credo che nel momento in cui parliamo di un vulcano come la Solfatara, che è un vulcano assolutamente attivo e che potrebbe creare problemi, tant'è che è considerata zona gialla, insomma, per quanto riguarda il rischio, quindi già non è più verde, quindi giallo, insomma, andare a modificare lo stato dei luoghi mi sembra un po' irresponsabile nei confronti di un territorio che è anche densamente abitato. Assolutamente irresponsabile, ed è gravissimo che questo tra l'altro sia un progetto di istituzioni scientifiche, di componenti, di soggetti di istituzioni scientifiche che avrebbero dovuto sapere a che cosa andavano incontro. È incomprensibile di come non si sia prevista la possibilità che si andasse a sviluppare un'emissione fumarolica che oggi è quella più evidente di tutti i campi flegrei, cioè artificialmente si è creata una nuova area fumarolica. Quindi è una soluzione, è un sistema senza una soluzione standard, è tutta da cercare la soluzione. E questo è il motivo per cui da 10 anni dico anche piccole trivellazioni sono assolutamente da evitare, ma soprattutto, cosa che non si fa mai da nessuna parte, nell'area fumarolica, nell'area di più alta attività, nell'area epicentrale dei terremoti e, come giustamente ha detto lei, nell'area rossa del campo vulcanico più pericoloso al mondo, della caldera più pericolosa al mondo, che è stata elevata al livello giallo di allerta, significa che un'evoluzione di quest'area potrebbe portare, a seguito di terremoti o altro, al passaggio a livello arancione di evacuazione volontaria o addirittura a quello rosso di evacuazione obbligatoria di tutta la popolazione. È una delle due aree in Italia soggetta a piano di evacuazione di emergenza nazionale dei suoi campi flegrei, quindi di diretta competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento di Protezione Civile, certo, Nazionale. Insieme quindi al Vesuvio, la Solfatara, insomma, sono i vulcani più pericolosi al mondo, di conseguenza mi sembra assurdo
assurdo poter andare a modificare lo stato dei luoghi, invece andrebbe semplicemente monitorato e appunto potenziando i piani di evacuazione laddove ce ne fosse bisogno e far sì che insomma possano funzionare con le adeguate vie di fuga. Noi la ringraziamo per il suo intervento, ci sentiremo grazie per monitorare la situazione, le auguriamo intanto buon lavoro e speriamo appunto che queste trivellazioni non abbiano prodotto altri danni, insomma, oltre a quelli che logisticamente un vulcano può dare, perché poi il problema è che si è costruito intorno ad un vulcano, insomma, perché il problema è tutto lì, è vero? Certo, è un problema questo di cui non avevamo assolutamente bisogno. Ai rischi naturali non bisogna aggiungere quelli antropici, però una cosa che, se mi consente, sulla quale devo insistere è che è veramente assurdo che non si sia attuata alcuna strategia di prevenzione, quindi che l'area non sia stata interdetta al pubblico. Perfetto, grazie e buon lavoro. Buon lavoro a voi e buona giornata. Vi ricordo come sempre che se volete interagire con la nostra redazione potete farlo scrivendo al numero WhatsApp di Televomero 339-4628-565. Prosegue il giro di vite dei carabinieri nei confronti dell'attività dei clan di Camorra nel Vesuviano. Nel corso dell'ambito di un'operazione alto impatto, i militari della compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti nell'area del centro storico di Torre Annunziata, compresa tra i quartieri Murattiano e Quadrilatero delle Carceri, procedendo a una serie di perquisizioni per blocchi di edificio. All'interno di alcuni fabbricati abbandonati nel perimetro del Quadrilatero delle Carceri, isolato per pericoli di crolli a fine 2019, è stata rinvenuta in perfette condizioni un'arma automatica calibro 9 di fabbricazione turca con due caricatori, un silenziatore e 28 proiettili. Grazie all'impiego delle unità cinofile, i militari hanno inoltre rinvenuto e sequestrato 38 grammi di marijuana, 5 grammi di eroina e 2 dosi di cocaina. Una 32enne è stata inoltre denunciata per il possesso di 54 pacchetti di sigarette di contrabbando detenute all'interno della propria abitazione al Corso Vittorio Emanuele III. Nello stesso stabile sono stati trovati due cani, un pitbull e un rottweiler in condizioni tali da far scattare anche la denuncia per maltrattamenti di animali. Sono state inoltre rimosse opere abusivamente realizzate nei pianerottoli protetti da cancellate di metallo. 11 appartamenti e 15 negozi sono stati sottoposti a verifica da parte di una squadra di tecnici dell'Enel, mentre il personale della Gori ha distaccato allacci abusivi alla rete idrica. Siamo in collegamento con il vice sindaco di Napoli, Enrico Pagnini. Salve vice sindaco, grazie per essere qui con noi nuovamente. A lei, buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, vice sindaco, lei ha la delega al bilancio ed è stato approvato il ricorso all'anticipazione di liquidità per 500 milioni di euro. Cosa significa questo? Significa che abbiamo utilizzato una norma contenuta nel cosiddetto decreto rilancio, una norma fortemente richiesta dai comuni e devo dirle con un ruolo determinante del nostro sindaco, che consente tramite cassa, depositi e prestiti di poter ottenere un anticipo di liquidità per pagare tutte le fatture arretrate non ancora pagate. In questo modo si dà liquidità al sistema produttivo, al sistema commerciale cittadino. Nel nostro caso pagheremo tutte le fatture fino al 31 dicembre del 2019 per un importo calcolato in circa poco meno di 500 milioni di euro. Quindi significa che tutti i creditori del comune verranno pagati, quindi significa dare liquidità alle tante imprese che operano anche nel comune di Napoli? Esattamente questo, sì, per le imprese, per chi ha fatto il prestito librario, per chi contribuisce per le mense scolastiche, per i cantieri, per ogni attività che ha come riferimento una spesa verso il comune di Napoli. Salviamo l'intero conto, peraltro conti che hanno risentito anche di un periodo di blocco della cassa per le vicende CR8, quindi parliamo di un paio di anni fa, si sono allungati molto i tempi, adesso si rimette tutto in ordine, quindi fino al 31 dicembre paghiamo tutto.
C'è da adesso la necessità di approvare in consiglio comunale il rendiconto varato dalla giunta qualche settimana fa. Rendiconto che deve essere approvato dal consiglio comunale entro il 31 luglio. Adesso c'è il lavoro delle commissioni, poi ci sarà il lavoro dei revisori dei conti per capire se questo rendiconto è fattibile o meno. Voi avete preoccupazioni? Guardi, il rendiconto è la fotografia di che cosa è accaduto in un anno. Tiene conto del bilancio di previsione, di quanto del bilancio di previsione è stato rispettato e di quanto si è reso necessario modificare, e tiene conto delle novità non sempre piacevoli nel frattempo intervenute. Faccio un esempio: Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima una norma approvata dal Parlamento di interpretazione autentica. Questo significa una ricaduta sui nostri conti con un aggravamento di circa 40 milioni di euro. Da questo punto di vista, io immagino che, non essendo la contabilità una contabilità corretta, la responsabilità di ogni componente in consiglio comunale e di ogni forza politica porti comunque non solo ad una discussione di merito, come c'è sempre stata, ma anche ad un voto favorevole, quantomeno della maggioranza del Consiglio Comunale. Noi comunque istruiremo al meglio sia la discussione preliminare sia la discussione in Consiglio, perché sono fatti importanti, riguardano le risorse, riguardano la vita di questa città. Ovviamente si gioca una partita politica importante perché poi alla fine, insomma, è la politica che decide la vita di un'amministrazione. Se da più parti ritengono che sia più giusto per la città di Napoli dichiarare il dissesto, visto che i conti non tornano, sappiamo che ci sono veramente problemi di liquidità a Palazzo San Giacomo, quindi dichiarare il dissesto. Lei come legge questa lettura politica? Guardi, se non le sembro maleducato, insomma, cosa che non vorrei mai essere, devo dire, le trovo questa discussione però francamente un po' paradossale, per due ragioni. La prima, il dissesto, cioè il fatto che arrivi un commissario con l'obbligo di intervenire sulla spesa, eccetera, eccetera, e quindi da questo punto di vista, con un occhio che non è sicuramente quello dell'attenzione ai cittadini, come risultato il fatto di bloccare i cantieri, le opere, eccetera, eccetera, a me pare semplicemente invocare una follia. È vero, noi nel 2012 abbiamo resistito a questa richiesta, abbiamo messo in campo delle azioni che hanno consentito comunque alla città di andare avanti. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità. Pensare che il dissesto, cioè bloccare la città, sia la panacea di tutti i mali, devo dirle francamente, dà della discussione elementi surreali. Poi mi consentirà di dire, fermo restando le valutazioni politiche legittime di ognuno, che in questa discussione trovo dei grandi assenti. Non si parla di leggi finanziarie che hanno tagliato 700 milioni di trasferimenti al comune di Napoli, non si parla di scelte governative che hanno determinato effetti, non si parla di predissesto che impone degli obblighi. Insomma, siamo dentro ad una discussione astratta in base alla quale pare che ogni elemento derivi esclusivamente da scelte autonome in capo al comune di Napoli. Le faccio un esempio: ma il fatto che l'80% dei cittadini del Mezzogiorno viva in comuni in predissesto, ai signori che dissertano sulla necessità di un commissariamento del comune di Napoli, questo dice qualche cosa rispetto anche alle loro responsabilità in sede parlamentare su cosa non è stato fatto in questi anni, o la giochiamo tutta nello stretto di una discussione cittadina? A me pare che Napoli abbia bisogno di ben altra aria nella discussione politica, riguardi questa amministrazione o riguardi l'amministrazione che i cittadini con il voto decideranno di darsi. Vice Sindaco, mi dica una cosa: quanto la campagna elettorale per le regionali, e sappiamo si vota il 20 settembre, ormai è certezza in campagna come in altre regioni, potrà condizionare l'approvazione del rendiconto in Consiglio Comunale?
Guardi, per i segnali che noi abbiamo c'è una distinzione fra una fase e l'altra. D'altronde è legittimo che ognuno faccia la propria battaglia elettorale per il voto regionale e nello stesso tempo abbia un occhio di attenzione per ciò che riguarda la città, anche perché, ripeto, il rendiconto è il racconto di che cosa è accaduto in un anno, quindi è l'atto meno politico di un'amministrazione perché attiene ai dati dare, avere e alle scritture contabili. Poi certo, la politica c'entra sempre, ma non è questo il caso più significativo, più importante, ovviamente è un bilancio preventivo. Dopodiché, visto che comunque il clima elettorale influenza ogni discussione, ogni attività, cureremo i rapporti con i gruppi consigliari, con i consiglieri, in modo tale che ognuno sia messo nelle condizioni di poter dare il proprio contributo per il bene della città. Allora, vice sindaco, noi la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro e speriamo Grazie. Che insomma, venga effettivamente approvato questo rendiconto. Il commissariamento del Comune di Napoli non ci sembra una buona iniziativa per chi ha vissuto l'epoca del commissariamento, perché sappiamo che il Comune di Napoli è stato in dissesto molti anni fa, certamente non fu una bella pagina, soprattutto per i tanti creditori del Comune di Napoli. E se lei mi consente, era un commissariamento ed un dissesto nel quale lo Stato si caricava tutta una serie di spese. Siamo negli anni pre-Bassolino, pre-sindaco Bassolino. Oggi le regole sono completamente cambiate e il dissesto e il commissariamento se lo pagano i cittadini napoletani, e il signore che viene ha un incarico che è quello di governare sulla contabilità non guardando in faccia nessuno. Non a caso anche alcuni autorevoli esponenti di forze politiche non in sintonia, uso questo termine proprio di affetto, di stima, comunque con la maggioranza che governa il Comune di Napoli, hanno riconosciuto nell'ipotesi del ricommissariamento di fatto un disastro per i cittadini. Arrivederci, grazie e buon lavoro. Arrivederci. Buon lavoro. È davvero tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi, una piacevole serata a tutti. Come fare a combattere l'epidemia? Conoscendola meglio. È iniziata l'indagine sierologica che darà risposte più precise sul nuovo coronavirus. Se fai parte del campione selezionato dall'Istat, sarai contattato dalla Croce Rossa Italiana. Basta un semplice prelievo di sangue per verificare se hai sviluppato gli anticorpi e fornire a medici e ricercatori nuove informazioni sull'epidemia per sconfiggerla prima. Italia, insieme, possiamo.